Buonasera. Buonasera. Oh, buonasera, come volete voi, come preferite. Benvenuti sul canale YouTube La fisica che ci piace, dove imparare fisica e matematica è un gioco da ragazzi. Se siete nuovi e quindi siete nuovi iscritti, super benvenuti. Vi divertirete, imparerete, migliorerete, farete gli esami, prenderete bei voti. Basta. Se siete aficionados a questo canale ormai lo conoscete bene, ma diciamo qualche cosina prima di iniziare questa premiere di questo canale. Pubblico al momento 4 video a settimana, il lunedì un piccolo video dedicato alla fisica che di solito realizzo in classe con i miei studenti, il martedì una live di fisica, il giovedì una live di matematica, anche se oggi siamo in premiere perché fisicamente non mi era possibile fare la live, e il venerdì un video in English dedicato alla scienza o alla mio fanta alla, al fantastico, alla fantastica passione che provo per le lingue, in particolare per l'inglese. Ma di solito, insomma, il venerdì lo dedico veramente a raccontare di uno scienziato, qualcosa di particolare, piuttosto che qualcosa che riguarda la scienza ed è importante sapere. Va bene, by the way, parliamo della lezione di oggi. Come ogni giovedì, la lezione di oggi è dedicata alla matematica. In particolare, io vado con la terza lezione dedicata alle derivate, perché ho già fatto tempo fa una prima lezione in cui ho fatto uno specchietto di derivate fondamentali, ho fatto qualche esempio. Ping! La trovi qua. Poi, qualche tempo fa, un po' più recentemente, ho già fatto una lezione esattamente identica a quella che farò oggi. Ci ho preso quattro derivate un po' più tostarelle, un po' più challenge da risolvere e le ho risolte. Quindi senza assolutamente fare nessun riferimento alla spiegazione di teoria come prefazione, ma andando direttamente a risolvere. Quindi tecnica di risoluzione. Quest'altra lezione, se te la sei persa, la trovi qua. Ping! Ok. Oggi invece ci dedichiamo, come ho detto, a svolgere quattro derivate che io ho scritto sulla mia fantastica lavagnetta. Guardiamole. Paravan! Eccole qua. Deriveremo la funzione y uguale logaritmo del coseno del seno di x terza. Poi deriveremo la funzione tangente di e elevato alla x terza più 3. Poi deriveremo la funzione radice quinta del seno alla terza di x e poi una bella bestiolina finale, y uguale tangente di x al quadrato fratto x quadro più x. Insomma, ragazzi, c'è da lavorare oggi. Prima di partire con la prima derivata, io nel frattempo la scrivo così co potete cominciare già ad esercitarvi. Quindi la prima derivata che faremo, y uguale, andiamo a derivare il logaritmo naturale del coseno del seno di x terza. Wow! Cominciate a scriverla, cominciate a lavorarci, cominciate a pensare come poterla risolvere, però prima di partire, dato che moltissimi studenti, moltissimi follower mi chiedono: ma professore, com'è possibile conoscere gli argomenti prima che ci sia una live piuttosto che un video che verrà pubblicato sul canale YouTube? Beh, l'unica maniera è questa. Seguitemi su Instagram. Cercatemi su Instagram, guarda caso io su Instagram sono la fisica che ci piace, piuttosto che di vedere i miei selfie al sole, vedrete delle, diciamo, anteprime degli argomenti che pubblicherò, che tratterò. Di solito io su Instagram pubblico l'argomento da qualche ora a 24 ore prima. Ok, normalmente qualche ora, 4-5 ore prima, pubblico l'argomento. Per il momento, insomma, questo è il mio modo, diciamo, modus operandi. Quindi, Instagram, seguitemi, mi raccomando, è così. Soprattutto, ripeto, perché è utile per sapere gli argomenti in anticipo. Molto bene, allora, abbiamo la prima traccia, fantastica, molto molto simpatica, devo dire. Allora, vamos! Y', tanto avete notato che qui c'è la derivata del cuore. Questo è un cuore derivato. Scusate. Facciamo le persone serie. Allora, come devo fare a fare sta roba qua? Beh, ci rifletto un attimo. Se notate, questo è il logaritmo di f di x.
Allora, come si fa a fare la derivata del logaritmo di f di x? Bravo, giusto. Devi fare 1 fratto f di x, che sarebbe questa, per f' di x, cioè la derivata di questa. Quindi facciamolo. 1 fratto coseno del seno di x terza per la derivata di questa roba qua. Ma la derivata di questa roba qua è il coseno di f di x, quindi deriviamo innanzitutto il coseno di f di x, che sarà la derivata del coseno del seno di x terza, che è meno il seno del seno di x terza. Ma questo seno di x terza rappresenta l'argomento di questo seno e a sua volta è una funzione, quindi devo derivare anche questa. La derivata del seno di x terza è coseno di x terza. Ma l'argomento del seno, anzi l'argomento, scusatemi, del coseno in questo caso, è ancora una volta una funzione x terza. Devo derivare anche questa per 3x quadro. Fine. Quello che devi fare ora è devi mettere un po' di ordine in tutto sto pasticcetto. Beh, sto meno te lo porti avanti, quindi meno. Poi questo 3x quadro io me lo porterei davanti. Come mi porterei davanti questo coseno di x terza? Quindi abbiamo meno. Devo solo riordinare. 3x quadro coseno di x terza per seno del seno di x terza fratto coseno del seno di x terza. Fine dei giochi, fine della storia. Vabbè, se volete, se guardando vi fa più piacere fare così, cioè dire, vabbè, questo seno di x terza è l'argomento di questo seno, va bene, d'accordo, è così questo seno per questo così. Ma tutto sommato è soltanto una questione di occhio nel guardare le cose. Ok, va bene, questo era il primo caso. Ancora una volta applichiamo la solita tecnica, prendo la lavagnetta, vi mostro l'esercizio numero vi mostro l'esercizio numero 2, provate ad appuntarvelo già e a risolverlo. Y uguale tangente di e elevato a x al cubo più 3. Vai, fallo, che lo faccio anche io fra un attimo. Allora, cancelliamo e ci scriviamo questa fantastica nuova traccia. Ok, y uguale tangente di e elevato alla x al cubo più 3. Allora, stessa cosa, ragioniamo. Y' uguale tangente di f di x è uguale a 1 fratto cosen quadro di f di x per f' di x. Coseno al quadrato di f di x, cioè di e alla x al cubo più 3, per f' di x. Devo fare la derivata di questa roba qua. Allora, ricordati che la derivata di e alla f di x è e alla f di x, quindi e x cubo più 3, per, dovremmo scrivere il logaritmo naturale di e, ma è 1, per la derivata dell'esponente. Quindi x cubo più 3, la derivata è 3x quadro, stop, perché la derivata di 3 è 0, quindi più 3. Così. E basta, l'esercizio in realtà è finito, ragazzi, non c'è più niente da fare, perché devo soltanto, anche in questo caso, riordinare, mi prendo giusto questo, lo porto davanti, ho 3x quadro e elevato a x cubo più 3 fratto coseno al quadrato di e elevato a x cubo più 3. Ok? E questo era il secondo esercizio. Ok, andiamo al terzo esercizio. Ancora una volta, guarda la traccia, prova a risolverla. Y uguale radice quinta di seno al cubo di x. Scritto? Scritto. Brava, bravo, bravo, brava. Yeah. Frattempo, naturalmente, mettete like, condividete, fate le storie su Instagram. Studiate insieme a me. Se avete delle richieste, scrivetemi. Se avete degli argomenti che volete che io
possa trattare nelle prossime live piuttosto che video. Scrivetemi, non c'è problema. Se sono allineati alla mia schedule, io facilmente li aggiungo e li faccio. Allora, vediamo un po'. Y uguale alla radice quinta di seno al cubo di x. Allora, attenzione, prima di fare questa, diciamo, di risolvere questo esercizio, notiamo una cosa, che questa funzione io la posso anche scrivere in un'altra maniera. Utilizzando le proprietà dei radicali, eccetera, eccetera, io potrei scrivere seno alla 3 quinti di x. Va bene? Cioè, invece di scriverla con la radice, io me la scrivo così, così mi tengo solamente l'esponente, tutto diventa molto più comodo, perché a questo punto io devo derivare questa funzione e vediamo un po' come la devo derivare. Ed è molto più comoda rispetto a questa, indubbiamente. Allora, y primo. Che cosa scrivo? Questa è f di x elevato alla n. L'n me lo passo davanti, quindi 3 quinti di f di x alla n-1, quindi 3 quinti meno 1, per f' di x, cioè la derivata del seno di x, quindi per coseno di x. Ma questa me la posso scrivere in un'altra maniera, cioè posso scrivere 3 quinti seno di x alla meno 2 quinti per coseno di x. Ancora, posso fare un'altra cosa. Questo me lo posso passare al denominatore e diventa seno di x alla 2 quinti. Il quinti me lo riporto come radice, quindi posso scrivere 3 coseno di x fratto 5 radice quinta di seno al quadrato di x. Super compatto. Volendo, potevo anche lasciare questo tipo di forma, poteva essere la forma finale, ma come vedete è più elegante e molto più bello scritto così. Yeah! Arriviamo alla bestiolina finale. Y uguale tangente di x al quadrato fratto x quadro più x. Vediamo un po'. Avrete già capito, questa è la derivata del rapporto fra due funzioni. Quindi l'avrete già intuito. Mi auguro l'abbiate segnata. Altrimenti la segnate fra un attimo, perché tanto me la segno anch'io. Ok. Allora, y uguale tangente di x al quadrato fratto x quadro più x. Come la derivo questa? Allora, questa è una y uguale f di x fratto g di x. Come si deriva? Lo diciamo insieme, ditelo con me da casa, ma penso che, insomma, devo derivare il numeratore derivato per il denominatore non derivato, meno il numeratore non derivato per il denominatore derivato, fratto il denominatore al quadrato. Quindi io quello che faccio, scrivo subito il denominatore, veloce, veloce, x quadro più x al quadrato. E lavoriamo sulla parte di sopra. Deriviamo questo numeratore, derivata del numeratore per il denominatore non derivato, quindi farò alla fine bla 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 per x quadro più x per questa prima parte, meno eccetera eccetera, poi vediamo. Vediamo che devo scrivere qua. Qua devo scrivere derivata di sta roba. Attenzione, innanzitutto f di x alla n, quindi 2 tangente di x alla 2 meno 1, che sarebbe praticamente alla 1. Quindi va bene, 2 tangente di x per la derivata della tangente di x, che è 1 fratto coseno al quadrato di x, meno il numeratore non derivato, quindi tangente al quadrato di x, per la derivata del denominatore. La derivata di sta roba è 2x più 1. Uguale. Allora, quello che io consiglio di fare in questo caso, qui anche qua dobbiamo un attimino riordinare. Io raccoglierei a fattor comune la tangente di x, che vedo che è in comune, poi riordiniamo un po' le cose che abbiamo. Quindi abbiamo, tiriamo una bella linea. Tangente di x, aperta parentesi, qui mi rimane 2 fratto coseno al quadrato di x,
meno, se tolgo via tangente di x da qua, mi rimane tangente di x, meno tangente di x per 2x più 1, chiuso, tutto fratto x quadro più x al quadrato. Fine, stop. Sembrava difficile, in realtà non lo era. Semplicemente perché a volte gli studenti dicono che quando si è di fronte alla derivata, bisogna fare la derivata di una funzione diviso un'altra e tutto diventa più complicato. Vabbè, ok, diciamo. Bene, studenti cari, appassionati cari, meravigliosi cari, pazzeschi cari, è stato un piacere, sono stato benissimo. Questa è un'altra lezione dedicata alle derivate. Come ho detto l'altra volta, si potrebbero fare 500.000 casi diversi, 500.000 esercizi, non esauriremmo tutti i tipi di esercizi possibili e immaginabili sulle derivate, ce ne sono talmente tanti. Quello che dovete acquisire è una tecnica, appunto. Quindi, se questa lezione o le altre due vi saranno utili per acquisirla, abbiamo centrato, abbiamo fatto bingo tutti quanti, perché vuol dire che avete anche cominciato a ragionare in termini matematici. Questa è la cosa più importante, che naturalmente il prof vi augura. Bene, scusatemi, ci vediamo naturalmente domani per il video dedicato, il video in inglese dedicato alla scienza. Io non posso che salutarvi, mandarvi tanti love, ricordarvi di seguirmi in Instagram per scoprire tutti gli argomenti che tratterò nelle prossime lezioni. Vi mando un grande bacio, sostenete il mio canale. Volemose bene, ciao belli, muah!